bella a tutti boomers, come avrai visto dal titolo questo è un video dove spiego un po' in che direzione sta andando questo canale, a partire più o meno da quando c'è stato il lockdown. Come avrai visto sono cambiate un po' di cose, questo era un canale che si basava molto sull'esperienza live, sui vlog dal vivo eccetera, non avendo più potuto fare per motivi che già sai e tutto questo mi sono in qualche modo inventato dei nuovi format che tra l'altro sono andati piuttosto bene, come quello del diario di quarantena, altre cose le ho continuate a mandare avanti come le recensioni e i video spiegone. E in più c'è stata la grossa novità che ho cominciato a fare live più podcast su Twitch. E perché sono andato su Twitch? Perché mi piace il colore viola? No! Te lo spiego molto sinceramente. Questo per me del canale è un hobby. E come tutti gli hobby ha dei costi. E nonostante le piccole entrate che possono andare su YouTube, fondamentalmente ci sto rimessa qua a fare i video. Ma di questo non me ne lamento assolutamente. Mi diverto, mi piace, mi dà la possibilità di confrontarmi con tante persone e quindi continuerò a farlo con passione. Però aspetta, torniamo un attimo a Twitch. Perché sono su Twitch? Fondamentalmente perché come piattaforma permette a chi segue un canale di poter supportare gratuitamente il creatore di contenuti, che in questo caso potrei essere io. Vi spiego in soldoni, se siete già utenti Amazon Prime e vi abbonate al mio canale, che trovi qua sotto in descrizione, a te non ti costa un cazzo, a me mi arriva del supporto diretto. Sono comunque spicci. E che cazzo ci faccio con questi spicci? Ovvio, mi vado a comprare la droga. No, non mi vado a comprare la droga. Magari col tempo mi compro un microfono migliore, sistemo un po' l'impianto luci e altre cazzate tecniche del genere. Il tutto per potervi permettere di fruire gratuitamente, come al solito, sia su Twitch che su YouTube, contenuti che porto. Quindi voi fondamentalmente non vi cambierà un cazzo, perché tutti i contenuti, le interviste che porterò su Twitch poi verranno ricaricate il giorno dopo qua su YouTube e quindi te le potrai vedere con più tranquillità. Ovvio, se vorrai interagire bisogna andare là su Twitch, che ricordo l'iscrizione è gratuita, come è gratuito abbonarsi se sei utente Amazon Prime. Ah, spiego subito che un abbonato rispetto a un qualsiasi altro follower che ci sarà su Twitch non avrà nessun benefit, perché ovvio, bisogna essere sempre tutti uguali. Se qualcuno volesse supportarmi direttamente, a me fa piacere, però non è che ha dei contenuti extra come fanno altri streamer. E poi che cazzo sto parlando di Twitch, streaming, podcast? Tanto voi siete tutti dei boomer e quindi non capite neanche che cosa sto dicendo. Ah, prima di chiudere, se qualcuno avesse voglia di cagare il cazzo per il fatto che sono su Twitch, che è di proprietà di Amazon, e magari lo sta facendo da una pagina Facebook, gli dico subito che è un poser del cazzo. E che se vuoi essere true al 100%, il computer ciccio non lo puoi avere. Quindi scusate il video informativo, ma avevo queste cose un po' da spiegare e siccome in diversi mi avete chiesto come funzionava la mossa degli abbonamenti su Twitch, invece che spiegarlo uno per uno, tanto valeva farci su un video. Quindi boomers, noi ci vediamo alla prossima e grazie, grazie mille per continuare a vedere questo canale e averlo fatto in qualche modo crescere fino a questo punto, avermi dato in qualche modo questa responsabilità di mantenere la programmazione in questo hobby che è sicuramente più produttivo che andare a giocare a calcetto, anche perché a calcetto a giocare faccio cagare e mi schiaffavano sempre in porta. Quindi un vaffanculo a tutti quelli che hanno giocato a calcetto con me e quanto a noi ragazzi ci vediamo molto molto presto, dai.